Vuoto la spesa in questi giorni che sarò sola, soletta. Il mio boyfriend se n'è andato per 3 giorni, quindi vediamo cosa mi sono comprata per vivere, sopravvivere anzi, perché io non so cucinare. Allora, prima cosa necessaria, queste patatine, raga, è il terzo pacco che compro perché ogni volta le finisco in 02. Mi stanno piacendo troppo perché sono al cheddar e niente, buonissime. Poi ho preso il pane senza crosta, io amo il pane senza crosta. Novità di oggi, non c'erano tante novità. Ho preso questa My Fruit Bowl, c'erano due versioni, io ho scelto quella con mango, ananas, banana, semi di lino macinati. Mi ispirava un sacco, me lo immagino, vedete, tipo questa pappetta di frutta con, perché mi sono pensata alla colazione. Cosa stai facendo, Charmy? Vabbè, quando lo trovo comunque. Questo per togliere il colore, magari se metto cose mixate in lavatrice per non fare danni. Erano in sconto. Avevo comprato gli original, mi erano piaciuti un sacco, mi avete consigliato di prendere quelli della pizza e quindi che fai? Melissa, li prendo subito, subitissimo. Ah, altra novità, questa puccia. Non so esattamente di che regione sia la puccia, non l'avevo mai sentita, però mi ispirava questo paninozzo così un po' basso, sembra tipo quello del kebab. Carino. Poi ho preso dei sughi già pronti, ovviamente. Questo al tonno con pistacchi e limone che mi era piaciuto. E poi ho voluto provare anche quello con melanzane e pomodori secchi che non mi ricordo se avevo assaggiato. Comunque così, per mangiare un po' di tonno. Poi ovviamente il latte. Senza lattosio, ne ho preso solo uno perché pesava troppo, se no. Questa mozzarellina così da mettere dentro la frittata. Mi piace molto metterci un po' di questo, qualche pomodorino e farmi una frittatina tipo un po' omelette. Omelette de formaggio, guardavate Dexter da piccole. Poi ho preso cotto e crudo, se voglio farmi una piadina oppure appunto metterli dentro al panino. Poi ho preso dei tortellini classici da fare con la panna monodose. Poi, ultimamente sono in fissa con queste gallette con sopra il cioccolato, ma solo queste al latte. Quelle fondenti, raga, io non riesco a mangiarle. E niente, così. Un sacco di questi fruttini, no, cosa sono? Estratti, ecco, l'ho preso al mirtillo. Zenzero e mela. Mango, arancia, mela. Tropicale, quindi frutto della passione, mango, ananas, banana, tutto di più. E basta. Poi, eccoli, ho preso i semi di chia per fare il pudding di chia che avevo mangiato in hotel, mi era piaciuto un sacco, quindi pensavo di mettere base, questo, pudding di chia e poi anche un po' di yogurt. Ho preso questo qui, mi ispirava al pack, non l'ho mai assaggiato, vedremo se sarà decente come colazione. E sopra qualche mirtillino, io amo i mirtilli, è il mio frutti rosso preferito. Poi ho preso la spicy mayo. Pomodorini, perché ho già la mozzarella, quindi ho detto sai che c'è, magari mi faccio la caprese, quelle cose là. Nutella, perché ho intenzione di farmi le crepe domani a colazione. Mi vizio, comunque sottilette per i miei ovviamente famosissimi toast. Ho visto questi che non avevo mai assaggiato con speck e formaggio, quindi li ho presi. Sembra che devo stare da sola per un mese, in realtà no, però vabbè. Ho preso anche le lasagne ricotta e spinaci. Mi piacciono molto quelle classiche rana, quindi ho detto proviamo. E poi, visto che ho preso tantissimo seitan, da Natura e Bontà, ho preso anche questo purè per abbinarci. Magari mi mangio un hamburger di seitan, del seitan alla piastra. Con quello, ah, e infine anche queste fette, che sono per i toast, ma io le mangio anche tipo solo con il pane. Pane questo, stop, molto buono. E niente, questo era tutto. Vediamo da sola quanto spenderei. Per questa spesa 65,90 euro. Direi che ho preso anche abbastanza roba, dai. Ed ecco qua il mio bottino. Ta-da-da!